18 gennaio 1936. Muore a Londra Joseph Rudyard Kipling, scrittore e poeta britannico. Era nato a Bombay il 30 dicembre 1865. In India i suoi esordi narrativi con i romanzi esotici Naulaka e Gunga Din. Dal 1892 al 1896 visse in America, dove scrisse The Jungle Book, due raccolte di racconti che gli diedero fama immediata. Il libro della giungla, con il suo protagonista Mowgli, è entrato nell'immaginario di tante generazioni anche grazie alla versione di Walt Disney, l'ultimo lungometraggio con il tocco del genio statunitense prima della sua morte, avvenuta nel dicembre 1966. Il cucciolo d'uomo, allevato da un branco di lupi nel cuore della giungla, è uno dei miti letterari più tradotti e amati. Affrontando una serie di appassionanti avventure che lo trasformeranno da bambino in uomo, Mowgli fa amicizia con gli animali della foresta, che Kipling trasforma sulla pagina in personaggi indimenticabili. Il saggio orso Baloo, la coraggiosa pantera Bagheera, il pitone bianco Ka, immagine della tradizione indiana. Antagonista assoluta la tigre Shere Khan, che incarna la volontà di morte e di distruzione opposta alla schietta amicizia che accomuna tutti gli altri abitanti della giungla. Nel 1907, a soli 42 anni, gli viene assegnato il premio Nobel per la letteratura, così motivato: per il potere dell'osservazione, l'originalità dell'immaginazione, la forza delle idee e il notevole talento per la narrazione che caratterizzano le creazioni di questo autore, celebre in tutto il mondo. La sua If, Se, è una poesia manifesto, dedicata a suo figlio, in cui l'esercizio della virtù da ammonimento si trasforma in passione di vivere. Se riuscirai a confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori, se riuscirai a sopportare di ascoltare la verità che hai detto, distorta dai furfanti per ingannare gli sciocchi, o a vedere le cose per cui hai dato la vita distrutte e piegarti a ricostruirle, se riuscirai ad avere fiducia in te quando tutti ne dubitano, ma anche a tener conto del dubbio, se riuscirai ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato non rispondere con la calunnia, o essendo odiato a non lasciarti prendere dall'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo da saggio. Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo, se riuscirai a parlare alla folla o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se nei nemici, negli amici più cari potranno ferirti, se riuscirai a costringere cuore, muscoli e nervi a servire il tuo traguardo quando sono da tempo sfiniti e a tenere duro quando in te non resta altro se non la volontà che dice tenete duro. Tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa e quel che più conta sarai un uomo, figlio mio.